Buongiornissimo e benvenuti in questo nuovo video. Io oggi sono ancora a casa con Mauri perché io sono ancora piena 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 di monchi. Lei sta molto meglio, però dovremmo sentire la pediatra oggi per vedere se domani può rientrare all'asilo. Tra l'altro ho le labbra completamente cotte e volevo mettermi. Questa è l'unica cosa che me le salva praticamente. È di Lush. Eccola la piccola. Tantissime cose da fare questa mattina. Approfitto in questi giorni che praticamente siamo a casa per fare un po' di lavatrici. E sistemazioni alla casa. Lo mangerei questo. Volevo anche farvi vedere bene il lampadario perché l'altro giorno non ve l'ho fatto vedere perché avevo le luci artificiali e quindi. Però è molto carino, è semplice, però prende più o meno le linee del resto della camera. Devo ancora rifare il letto. Auri, che fai? Balli? Balli? Pronto? In questi giorni a casa con lei sono stata benissimo, però mi rendo conto che il nostro nuovo amico è da tornare all'asilo assolutamente. No, Aurora, mettilo a posto. Brava, mettilo a posto, dai. Andiamo a giocare in cameretta? Dove vai? Il caos, abbiamo dovuto cacciare Flora perché questa mattina era impazzita. Vero? Andiamo un po' a giocare in cameretta? A leggere un libro? Andiamo a leggere un libro? È tutto sto caos. Dai, andiamo a leggere un libro in cameretta, dai. Dai, il libro di Bing. Andiamo a vedere il libro di Bing, dove sta? Dai. Brava. Dai. Siediti là. Ora lo facciamo. Brava. Allenando sopra, vi faccio vedere la nostra palestra. In realtà qui è tutto un po' da sistemare. Buon pomeriggio, Aurora si è appena addormentata
io sono qui con i miei gattoni, i cagnoloni e tutti, e approfitto per parlarvi un po' di noi. Allora, in realtà in questi giorni è una settimana che sono a casa. Lei è Flora, l'ultima arrivata. È molto vivace. Sono a casa praticamente da una settimana, ma spero che domani Aure rientri ufficialmente all'asilo. Per chi non mi conoscesse ancora, io lavoro con mio marito, i miei suoceri, i miei cognati, nell'azienda di famiglia, di Federico, che è mio marito. Attualmente sto lavorando part-time, metà giornata, perché Auri va al nido la mattina, quindi io la mattina esco e appena lascio Auri torno qui a casa, perché l'azienda è praticamente a 2 passi da casa, nello stesso complesso, quindi motivo per cui ho venduto la mia macchina, così economizziamo un po' le spese. E sto più o meno in ufficio fino alle 12, 12 e mezza. Dopodiché vengo a casa a cucinare e Federico poi alle 14 rientra perché ha la pausa di un'ora. E io nel frattempo faccio addormentare Auri dopo che abbiamo pranzato. Lei pranza al nido, quindi solo io e Fede pranziamo a casa. E solitamente lei fa un paio d'ore di sonno, quindi da domani penso che torneremo alla routine di sempre. Volevo anche iniziare un po' il discorso sulla bioedilizia, quindi parlarvi un po' da quando abbiamo deciso di iniziare a costruire casa. Fin quando poi concretamente abbiamo iniziato. Poi per parlarvi dei dettagli della casa, della struttura, magari farò un video con Federico, perché lui è un po' più tecnico di me, quindi sicuramente saprà dare più informazioni dettagliate. Comunque noi dal nostro matrimonio abbiamo convissuto nel 2011 un anno in un appartamento dei genitori di Federico, ma qualche mese prima del matrimonio ci siamo spostati, siamo andati a Chiriscalo in un appartamento che mia mamma aveva ristrutturato per noi, perché la casa dove eravamo prima era stata messa in vendita, quindi per evitare di rimanere o comunque andare in affitto, alla fine mi hanno aggiustato questo piccolo appartamento di 50 metri quadri e subito dopo il matrimonio siamo andati a vivere in questo piccolo appartamento e ci siamo rimasti 3-4 anni più o meno, 3 anni, per poi tornare nel nostro primo appartamento che non era stato venduto nel mentre. E perché era molto più grande, quindi anche se 50 metri quadri per 2 persone bastano, ma ci sentivamo abbastanza stretti e quindi siamo voluti tornare nel nostro vecchio appartamento facendo delle modifiche, quindi sistemando meglio, perché quando eravamo andati a convivere, diciamo, ci siamo arrangiati, abbiamo preso un po' quello che già c'era. Quindi abbiamo rifatto un po' la cucina, abbiamo pitturato le porte, abbiamo fatto un po' di modifiche, alcune le abbiamo arrangiate noi, ma era fin troppo anche grande la casa che stava su, perché abbiamo tenuto praticamente 2 stanze vuote, e il salotto non arredato, perché era talmente grande la cucina che praticamente non avevamo bisogno neanche del salotto. E
Dopodiché, dopo un paio d'anni, abbiamo iniziato a guardare anche altre soluzioni, se riuscivamo a comprare casa. Abbiamo trovato anche delle case carine, però i prezzi alle stelle, proprio alle stelle, ed erano comunque fuori chiedi. Alla fine, c'è stata questa proposta dei nostri suoceri di questo progetto che noi avevamo disegnato io e Federico, avevamo disegnato questa casa tantissimi anni fa per un progetto futuro. Quindi, siccome c'erano state delle demolizioni in corso e diciamo, la nostra parte di terra, era già disponibile, loro ci hanno proposto se volevamo prendere la parte di terra che ci spettava e realizzare questo progetto. Dico che non è stata una decisione semplice da prendere perché comunque io lavoro già con i miei suoceri e sto benissimo con loro, per carità, però poi vivere anche vicino a stretto contatto c'era una cosa che detta anche da me a loro ho sempre fatto presente questa cosa che non riuscivo proprio a vedere nel mio futuro. Però, parlando con Federico e facendo dei bilanci, ci siamo resi conto che comunque qua potevamo realizzare ciò che avevamo sempre desiderato e quindi abbiamo iniziato a valutare la proposta come qualcosa di più concreto. L'idea della casa in bioedilizia è un'idea che ci è venuta subito perché ci eravamo innamorati di case in bioedilizia viste in zona, realizzate da questa azienda che poi ha realizzato anche casa nostra. E quindi abbiamo deciso di andare a parlare con loro, farci fare dei preventivi. La casa in bioedilizia è una casa che costa come una casa tradizionale. Né più né meno, però su questi argomenti, diciamo più specifici, vorrei fare proprio un video dedicato. Volevo solo arrivare al punto in cui noi abbiamo deciso di realizzare case in bioedilizia, che più o meno si risale al 2019. 2018, fine 2018, inizio 2019, perché poi in un anno diciamo abbiamo concluso tutto. Di solito ci vuole un po' meno per le case in bioedilizia, ma sotto Covid, problemi, mutui, approvazioni, varie burocrazie, alla fine abbiamo impiegato un anno, considerando che avevamo già dei permessi approvati anni e anni e anni prima. Se avete qualsiasi domanda sulla bioedilizia, potete lasciarmela qui nei commenti, così nel prossimo video risponderemo anche a tutte le domande sugli impianti, sui costi, sulla realizzazione, i tempi, tutto quello che volete, e faremo un video dedicato a tutto il percorso costruttivo, quindi dovrebbe essere un video abbastanza lungo. Parleremo magari anche del mutuo, delle approvazioni, dei problemi che abbiamo avuto in corso d'opera, perché i problemi ci sono stati e ci sono ancora ogni tanto, ma penso sia normale, cioè nessuno credo costruisca casa da zero senza avere problemi, ma anche chi la compra già fa. Perché i problemi fanno parte della vita. Comunque, detto questo, con il video di oggi chiudo perché non mi sento proprio bene, quindi vi ho fatto questo breve video stamattina, vi ho fatto vedere un po' di momenti passati con Auri. Ma io arrivati qui al pomeriggio non riesco poi a connettere più, anche perché devo passare anche sull'altro canale che sto un po' lasciando, Instagram, per
per dedicarmi tanto a YouTube perché riesco ad esprimermi meglio, riesco a parlare di più, fare video più lunghi e quindi niente, vedremo come andrà un po' questa avventura. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.